Ciao a tutti e benvenuti in questa nuovissima intervista di Scrittore Vincente. Per me è veramente un grandissimo piacere avere dall'altra parte Angelo Casella, autore del libro Lo straniero, memorie di un personaggio scomodo. Angelo, buonasera, piacere di vederti. Dici chi sei e di che cosa ti occupi? Buonasera, buonasera. Adesso veramente sono un po' pensionato e quindi cerco di attivare, diciamo così, quella che è attivare il bagaglio della mia esperienza di vita per essere utile anche al mio prossimo, nel senso che le riflessioni che ho fatto, quando le ritengo valide, mi piace parteciparle agli altri per in qualche modo anche aiutarli nel loro percorso di vita e facilitare la soluzione di tanti problemi che si presentano, specialmente oggi, nella nostra società. Il libro ha un titolo che può apparire un po' strano, Lo straniero. In realtà, in effetti, è un po' ironico, nel senso che si riferisce all'autore, in una prospettiva di scoperta un po' di se stesso, un po' della società e soprattutto di quelli che sono i luoghi comuni della società e soprattutto questa dominante propensione alla omologazione. Ora, sarà un bene, sarà un male, ma io non mi sono mai sentito in grado di omologarmi. Ho sempre vissuto, diciamo, con uno spirito critico abbastanza vivace e questo, devo dire, mi ha creato molti problemi. Ora, nel libro ho scelto alcuni episodi così, con un tono un po' ironico, divertente, leggero, e quindi gradevole, spero, almeno così mi hanno detto, da leggere. Però c'è una direi che dietro queste rappresentazioni leggere c'è dietro una riflessione che si può fare e che riguarda appunto un po' la società, il rapporto tra la società e l'individuo, e che è indubbiamente delicata. Io poi ho fatto, diciamo così, un percorso di autoanalisi per ciò che si riferisce a quella che è la mia educazione. L'ultima parte del saggio è uno studio sul modello educativo che io trovo, quello attuale, del tutto inadeguato, del tutto fuori posto, addirittura stranamente sbagliato, stranamente perché basta leggere d'altra parte quello che ho scritto per rendersi conto che le mie osservazioni sono persino banali. Però le cose che sono troppo grandi a volte non si vedono. E così è per l'educazione dei figli, per cui nella quale prevale essenzialmente un po' l'autogratificazione dei genitori nell'avere qualcuno da accudire e che corrisponde a un'autocelebrazione. Occuparsi dei bambini, cioè io sono importante, il mio bambino viene da me, io gli cerco, gli insegno questo, faccio vedere quest'altro, è un errore gravissimo, perché l'esperienza di vita non può dirsi tale se non è diretta, non può esserci esperienza di vita mediata. I genitori che insegnano, guarda qui, guarda che bello questo, guarda quell'altro, guarda questo è bello, non devi fare così, cioè, ma perché? Devo essere io a, in qualche misura, contrappormi alla realtà, guardarla. Bene Angelo, grazie, hai fatto già una bellissima introduzione. Allora, mi viene in relazione a ciò che ci stai dicendo una domanda. Quali sono i luoghi comuni che vai a sfatare all'interno del libro? Ci puoi fare degli esempi proprio pratici? Preferirei che questo tipo di indagine venisse effettuata personalmente. Io, luoghi comuni, vedi, ce ne sono tanti, è anche abbastanza così, molto superficiale. Però direi che la cosa più importante è questa comune propensione alla omologazione.
non solo in Italia, io ho trovato negli Stati Uniti la stessa tendenza, se tu vuoi, in Francia, nei paesi dove sono stato, dove ho lavorato, eccetera. E questa propensione diciamo, alla comodità di accodarsi a un giudizio condiviso, anziché affidarsi alla propria percezione, alla propria capacità di analisi, al proprio spirito critico, se vogliamo, adesso non vogliamo usare neanche il termine spirito critico, ma soprattutto personale osservazione. È molto importante, direi, Schopenhauer ha detto, il gregge tende a emarginare quello che pensa con la propria testa, non per i contenuti che esprime, ma proprio per il fatto che osa pensare con la propria testa, cosa che il gregge non sa fare. E questo risale a quella che è l'educazione, il modello educativo che viene adottato e che rappresenta in qualche misura un enorme cappuccio che viene messo sul bambino, invietandogli un'esperienza diretta di vita e quindi l'acquisizione di una identità propria nel contrapporsi, come controfaccia della realtà. Ecco tutto. Di che cosa ti sei occupato nella vita, Angelo, prima di dedicarti a queste passioni che stai coltivando durante la pensione? Ma guarda, io mi sono laureato in giurisprudenza e ho una grandissima passione per la ricerca giuridica. Infatti poi tutti quanti mi era anche riconosciuta in qualche misura anche dai miei colleghi, eccetera. Poi è stato purtroppo l'esperienza interrotta bisogna leggere il libro. C'è un episodio che riferisce questa realtà un po' particolare dell'università. Io ho dovuto lasciare l'università, ho fatto l'avvocato, e ho fatto diverse cose, consulente di diverse persone, personalità. Poi ho fatto un'esperienza in Banca d'Italia, che mi ha portato a conoscere diverse realtà umane e, diciamo, operative. E poi sono stato negli Stati Uniti, ho lavorato lì negli Stati Uniti per una società di consulenza finanziaria, dopodiché mi sono ritirato come pensionato, ecco tutto. Bene, molto interessante. E le memorie di un personaggio scomodo vanno a identificare un personaggio che, insomma, va a insinuarsi all'interno di certe dinamiche che non sono per molti, ecco. Ci puoi dare degli esempi pratici di quanto la tua attività è stata scomoda per gli altri, da quello che possiamo capire, da quello che possiamo leggere? No, non la mia attività, ma la mia persona proprio, insomma. Le persone che ti ricordo che anche un episodio particolare, per esempio, negli Stati Uniti, era andato a trovare un grosso personaggio che aveva addirittura lo studio davanti alla Casa Bianca con una enorme, enorme vetrata dalla quale si vedeva esattamente di fronte la Casa Bianca. E questo mi guardava un po' di sottecchi, con un aria di sospetto. Ma chi è questo qua? Poi ho capito che si aspettava da me un atteggiamento, non dico servile per carità, ma così di rispettoso approccio per un riconoscimento in definitiva alla importanza della persona. Ora io, per la verità, non è che volessi negarglielo, per carità, ma non ero il tipo da farlo, ecco. Mi presentavo lì e soprattutto pretendevo in qualche misura che il giudizio vertesse non sulla persona, sulle etichette, diciamo, di una persona,
professore, amministratore delegato, presidente, cose, eccetera, ma sulle cose che dice, sulla qualità delle cose che era in grado di comunicare. Ecco tutto. Bene, Angelo, ti ringrazio per questa condivisione. E vedete qua in sovraimpressione la copertina del libro di Angelo Casella, Lo straniero. Angelo, se uno volesse contattarti, qual è? Hai un sito web oppure un'email? Qual è l'indirizzo a cui poterti? Ma sì, va bene, la mail angelo.casella, tutto minuscolo, @gmail.com. Ecco qui sotto la mail di Angelo Casella, autore di Lo straniero. Angelo, grazie, un abbraccio, a presto. Grazie a te, un abbraccio davvero sincero e cordiale e molti auguri.